Neville una sconfitta per certi versi paradossale, perché alla fine lo segnalo sui 11-2 tiri in porta che la Fermana è riuscita a realizzare, però hanno dato prova di essere una squadra ordinata e compatta e il Teramo dall'altra parte non è riuscito a pungere. Sì, hai detto bene, c'è poco da aggiungere perché comunque abbiamo fatto una partita cercando di tenere palla e cercando di non mostrare il fianco alla Fermana, perché sapevamo che loro si chiudevano e ripartivano benissimo e quelle sono le loro caratteristiche. E secondo me ce l'avamo fatta perché non abbiamo subito occasioni da gol, però quella palla inattiva c'è stata qualche disattenzione che ci ha costato carissimo e alla prima occasione loro ci hanno punito e dopo, superiorità numerica a parte, era difficilissimo scardinare una difesa molto organizzata che è quella della Fermana. Maurizio aveva parlato tanto della differenza tra entusiasmo e euforia. Secondo te la squadra è arrivata più entusiasta o più euforica a Fermo, parlando dell'euforia come cosa negativa? Sì, sicuramente entusiasta, perché quando parli di stare bene mentalmente è proprio dopo le vittorie che uno è euforico, ma io penso che eravamo nel modo giusto, non abbiamo né sottovalutato, sapevamo che andavamo a giocare contro una squadra seconda in classifica, che adesso in questo momento è prima, e quindi penso che anche l'atteggiamento non è stato di una squadra presuntuosa o troppo tranquilla, ecco, quindi l'euforia c'è e ci deve essere, perché comunque secondo me il Teramo sta facendo un buon campionato e quindi deve rimanere questa euforia, che è normale, che non bisogna tramutarla in sottovalutazione dell'avversario. Ecco. E domenica si torna al Bonolis, c'è l'Albino Lef, avversario complicato, perché comunque attraverso un momento complicato, e il Teramo però deve riprendere la marcia verso la salvezza in primis. Certo, assolutamente, no? Il Teramo deve tornare a vincere e a fare un'ottima prestazione. La BNLF è una squadra che è in difficoltà, però che ha elementi forti per la categoria, e quindi sarà una partita equilibrata come sono state fino adesso, e i dettagli faranno la differenza, quindi alla minima non dobbiamo cercare di concedere niente e alla prima occasione di sfruttarla. Ecco.